Che il diritto di ottenere una casa Ipes sia un miraggio per tanti è risaputo. Da anni ormai è alto il malcontento da parte di molti che, nonostante in graduatoria, si vedono sorpassare da extracomunitari con innumerevoli figli oppure da persone che, almeno all'apparenza, tutto meriterebbero tranne che un alloggio Ipes con nel garage un Mercedes Classe A. Soprattutto chi davvero meriterebbe e in tempi rapidi di accedere ad un alloggio di edilizia sociale si trova invece a fare i conti con muri e burocrazia infinita. È il caso di Samantha e la sua famiglia, un bambino di 20 mesi o poco più e Massimo, il suo compagno. Attualmente vivono in un appartamento privato al decimo piano in Viale Europa e fin qui nessun problema. Un tetto sopra la testa lo hanno, ma il problema sorge nel momento in cui il marito si ammala gravemente e i medici gli diagnosticano un tumore. Massimo oggi è un malato terminale. A spiegarci meglio tutta la situazione è Samantha ai nostri microfoni. Nel dicembre 2014 mio marito è stato, è stato diagnosticato un tumore. Con gravità al quarto grado, quindi la più maligna. E la diagnosi era più o meno un anno, 14 mesi di vita. Per fortuna mio marito comunque quell'anno l'ha superato, ma questo non sta bene, non, cioè non è detto che lui stia meglio perché l'ha superato, anzi, purtroppo c'è una recidiva del tumore. Mio marito da quando è stato operato soffre di crisi epilettiche, di claustrofobia, è semi paralizzato al lato sinistro, ha il 100% di invalidità. C'è un bambino che all'epoca aveva 6 mesi e ora ne ha 20. Abbiamo, chiesto domanda, abbiamo fatto domanda all'Ipes per un appartamento degno perché purtroppo noi siamo al decimo piano di un appartamento privato dove paghiamo 1000 euro al mese. Mio marito ovviamente ha dovuto chiudere attività e quindi c'è solo la mia e prende quello che sono accompagnamento e pensione. Quindi è tantissimo l'affitto in un appartamento che purtroppo non va più bene perché siamo al decimo piano, quindi per prendere l'ascensore lui ha un problema perché soffrendo di claustrofobia sta male, soffre di attacchi epilettici, non può uscire in balcone perché questo gli provoca vertigini, quando ovviamente ha la chemioterapia è distrutto. Inoltre tutto quello che era la stanza per il bambino non la possiamo più usare per il bambino perché serve per le sue attrezzi della fisioterapia perché purtroppo la deve fare per salute. Quindi ci viene a mancare quello che è lo spazio per un bambino di due anni che avrebbe diritto a una sua stanza. Quindi questo comporta tutto l'ambaradam, tutti i giochi, le cose del bambino in soggiorno e questo potrebbe comportare a mio marito il cadere perché purtroppo non ha più i riflessi di come quando una persona sta bene. Noi abbiamo fatto domanda all'Ipes a settembre e c'è dat stata data la risposta che fuori graduatoria non si può fare niente di tornare quando mio marito si sarebbe aggravato di non preoccuparmi perché io comunque sono l'erede e quindi se lui dovesse venire a mancare prima io ho gli stessi diritti e sinceramente proprio sono risposte da non dare. Mi è stato anche risposto che tutti hanno bisogno, chi fa domanda a casa Ipes, e mi va benissimo, ma bisogna vedere da caso a caso. Mi è stato risposto che oggi come oggi queste cose sono guaribili e magari fosse così, magari. E mi è stato anche risposto che magari hanno sbagliato diagnosi. Quindi se loro facessero il loro lavoro e non si sostituissero ai medici sarebbe forse cosa gradita, perché non possono decidere loro se mio marito guarisce o meno. E queste sono state risposte che mi sono state date, assolutamente no, aspettare la graduatoria a maggio, questo volrebbe comunque comporta il fatto di aspettare a finire a novembre, ma noi nella burocrazia non ce ne facciamo niente, perché purtroppo la salute e la morte la loro burocrazia non l'aspettano. Io ho bisogno di di un appartamento per mio marito, non per me, per mio marito, per far sta meglio lui, per potergli dare una vita degna. Già di una persona che sta male, almeno a casa sua, che possa sentirsi un attimino libero di muoversi e di stare bene, perché così non possiamo andare avanti. È un anno e mezzo che facciamo questa vita e non può, se c'è gente, aspettare l'altro ascensore perché sennò mi sta male in ascensore. Io ho da gestire un'attività, un marito malato, un bambino di 20 mesi, tutte le carte. Gli enti pubblici non ti aiutano per niente, anzi, appunto, ti comportano ancora di fare chiamare gente per essere aiutata perché non ti aiutano. E adesso basta, è arrivato il momento che la pazienza è finita. E gli unici che ci stanno sostenendo sono i ragazzi di Casa Pound, gli unici che si sono occupati della situazione, gli unici. Ed infatti ancora una volta è il movimento Casa Pound a intervenire, i cosiddetti fascisti del terzo millennio, per qualcuno picchiatori brutti e cattivi da eliminare, ma che senza sosta da sempre si prodigano nel portare supporto e aiuto sociale a chi ne ha bisogno. Poniamo l'accento su questo punto e senza particolari problemi, passando anche per faziosi, ma è un dato di fatto. Nessuno di altri schieramenti si è mai mosso per Samantha e la sua famiglia, nonostante la sua storia sia già conosciuta. Non si è mosso nemmeno l'assessore provinciale competente Cristian Tommasini. A prendere in mano il suo caso è la consigliera di circoscrizione Europa Novacella Caterina Foti. Nella giornata di giovedì, un primo tentativo di parlare con un responsabile, ma nulla. Nonostante l'orario pomeridiano, nessuno intende ricevere Samantha. Arrivano le 17 e le saracinesche dell'Ipes si chiudono. Perfetto, quindi lei mi conferma che la dottoressa Z come si chiama, mi scusi? Zanette mi dà l'appuntamento domani alle ore 16 qua in Piazza Matteotti a Milano? No, io voglio la conferma ora, se no io non esco di qua. Perfetto, il mail... Allora, mail... No, 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 forse non ci siamo capite. Io non esco di qua fin quando lei non rintraccia questa persona e mi garantisce che domani io ho l'appuntamento. Il forse io non lo voglio perché se la signora domani ha un impegno mi disdice l'appuntamento e riniziamo con questo giro. Io, pre io pretendo: io sono una cittadina, la signora è una cittadina, ok? Italiana. Siamo, eravamo in orario pubblico d'ufficio e io pretendo che il servizio funzioni. Il servizio non è in funzione, lei mi garantisce che domani ho l'appuntamento alle 16? No, io voglio la garanzia che domani alle... No, mi dispiace. Io non esco di qua fin quando lei non mi garantisce che alle 16 io ho l'appuntamento sicuro. Non forse. Perché se la signora domani ha un altro appuntamento, questo appuntamento decade. Io voglio la garanzia adesso che domani alle 16 la signora mi accetta. A me e alla signora Schwab. Queste sono le condizioni. Punto. Si riesce finalmente a prendere appuntamento per il giorno dopo, venerdì? Referente, una vecchia conoscenza di Casa Pound, Barbara Cenet, direttrice di ripartizione, che già in occasione dell'occupazione dell'ex scuola professionale in lingua tedesca St. Joseph di Aslago luglio scorso era intervenuta. Puntuali ore 16. Samantha e i ragazzi di Casa Pound si presentano nuovamente all'Ipes, nonostante in mattinata ci sia stato un tentativo di annullare la puntata. Noi ieri ci siamo recati insieme a Samantha eh, agli uffici Ipes. Per parlare col signor Gamper, ricordo che il giovedì eh, è aperto l'ufficio al pubblico fino alle 17. Noi alle 16.20 non abbiamo trovato nessuno che ci potesse dare delle risposte concrete ed esaurienti. Abbiamo parlato con il responsabile degli usceri e una segretaria, le quali non ci sapevano dare una risposta nell'immediato. Con Samantha siamo andati a fare un esposto in procura nei confronti del signor Caramaschi, perché mesi fa Samantha aveva parlato con il signor Caramaschi, nei confronti anche del signor Gamper e oggi abbiamo deciso, dopo che avevamo parlato anche con la signora Schennet, che è riuscita a darci un appuntamento dopo mille telefonate, la stessa non ci ha dato anche lei una risposta esauriente, abbiamo deciso di occupare l'istituto. Inizia dunque l'occupazione, sul posto arrivano carabinieri ed igos, alla pari arrivano nella sala occupata militanti di Casa Pound portando al seguito sacchetti con viveri e bevande, un'occupazione specificano che durerà... Andiamo avanti a oltranza fino a quando questa famiglia non avrà delle risposte concrete da parte dell'ente per l'edilizia sociale. Che dovrebbe essere edilizia sociale. Di fatto io vedo solo un ente invece antisociale che non si prende cura di chi negli anni ha continuato a pagare le tasse, di chi negli anni si è sempre comportato da cittadino e, e italiano onesto e oggi viene trattato praticamente a pesci in faccia con risposte del tipo bisogna portare pazienza, serve tempo, la prassi burocratica è una cosa lunghissima. Noi per passare il termine ce ne battiamo le palle di tutte queste cose questa famiglia deve ottenere subito una casa perché il tempo non c'è, la pazienza è finita e questa famiglia ha una gravissima situazione di emergenza abitativa e di salute. L'occupazione, così come annunciato, prosegue ad oltranza. I ragazzi di Casa Pound hanno passato una prima notte all'interno dello stabile e non è escluso, possa essere la prima di altre.